Vangelo secondo Luca. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide, Gesù disse loro: Andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano, ma Gesù osservò: Non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? E gli disse: Alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Una buona domenica, sorelle e fratelli. Alle mie spalle ho collocato due foto che sono state scattate quasi 2 secoli fa. C'è villaggio della Samaria e la foto di una donna lebbrosa. Era molto diffusa la lebbra, e nella Bibbia tra l'altro è chiamato lebbra non soltanto quella che oggi noi consideriamo lebbra, ma un po' tutte le malattie della pelle, qualunque macchia che ci fosse sulla pelle era chiamata lebbra. Da alcune di queste lebbre si guariva, ma dalla lebbra autentica non si guariva. Era la sorella della morte, la lebbra. Queste due foto ci aiutano, sono questa donna lebbrosa, abbastanza scioccante, ma ci collocano le due foto nel contesto sociale del tempo di Gesù, quando i lebbrosi, secondo le disposizioni del Levitico, erano emarginati. Il libro del Levitico, al capitolo 13, dice: Il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strappate, il capo scoperto e poi velato fino al labbro superiore, e andrà gridando: io sono immondo, io sono immondo, e sarà impuro finché durerà questo male in lui. È impuro e dovrà stare solo, abiterà fuori dai luoghi abitati. Non potevano avvicinarsi ai villaggi lebbrosi, e i luoghi in cui loro si trovavano erano considerati immondi come i cimiteri, luoghi di morte. Loro erano proprio l'immagine ambulante della morte, quindi dovevano vivere in questi luoghi impuri. Tutte le malattie erano ritenute un castigo per i peccati, ma la lebbra era il simbolo stesso del peccato. Dio, si diceva, si serviva proprio di questo castigo per colpire le persone invidiose, gli arroganti, i ladri, coloro che avevano commesso omicidi, giuramenti falsi, incesti. Venivano colpiti con la lebbra da Dio. E la guarigione dalla lebbra era paragonabile a risuscitare un morto. Solo Dio la poteva curare. Prima però dovevano essere espiate tutte le colpe che l'avevano provocata. Questo è il contesto dell'episodio che viene raccontato nel brano evangelico di oggi. Gesù è in cammino verso Gerusalemme. Tutto il Vangelo, la seconda parte del Vangelo secondo Luca, si svolge in questo viaggio che Gesù fa verso la meta, che è il dono della sua vita, a Gerusalemme. In questo viaggio attraversa la Samaria e la Galilea ed entra in un villaggio. Gli vengono incontro 10 lebbrosi. Il villaggio nei Vangeli ha sempre
un significato negativo. È il luogo dove Gesù non viene accolto, anche a Nazareth. È il luogo che rappresenta la tradizione, il luogo dove non viene accolta la proposta di Gesù proprio perché le persone sono legate alle loro convinzioni e non accettano il nuovo che Gesù propone. E quando nei Vangeli si parla di villaggio, sempre si indica la non accettazione della novità che Gesù porta. Ricordiamo per esempio il cieco di Bezzaida. Gesù lo conduce fuori dal villaggio, altrimenti rimane cieco. Gesù ha curato queste malattie, ma il modo come questi episodi ci vengono raccontati hanno un significato catechetico, vogliono darci un messaggio che alimenti la nostra fede. Qual è la mentalità che c'è in questo villaggio? È quella che ritiene corretto che chi si ritiene e che è in buona salute condanni, scacci, si separi, tenga lontano coloro che sono lebbrosi. E i lebbrosi sentivano di essere davvero rifiutati da tutti, rifiutati dagli uomini, ma anche rifiutati da Dio. Ed è drammatica la loro situazione, perché? Perché l'unico che li poteva curare era Dio, perché curare dalla lebbra era come risuscitare un morto. Ma per chiedere a Dio questa grazia non potevano essere loro a richiederla, perché Dio li rifiutava, li teneva lontani, non li prendeva nemmeno in considerazione. Loro non potevano rivolgersi a Dio che li avrebbe curati o potuto curare, e quindi dovevano rimanere per sempre in questa condizione. Beh, questa era la mentalità del villaggio. Vediamo che cosa accade. Rileviamo anzitutto che i lebbrosi sono 10, non uno. E il numero 10 nella Bibbia ha un valore simbolico, indica la totalità. Beh, sono 10 le dita della nostra mano. I lebbrosi quindi rappresentano la totalità. In questo villaggio, il numero 10, sono tutti lebbrosi, devono prendere coscienza della loro condizione. Perché? Perché la separazione, il rifiuto di chi è lebbroso e la lebbra significa la situazione di non vita, la situazione di peccato, di lontananza da Dio. Chi è lebbroso in questo senso? Tutti e 10, chi più chi meno, ma tutti siamo in questa situazione. E noteremo che la guarigione avverrà quando si esce da questo villaggio, quando si esce da questa mentalità. Questo è il primo messaggio che ci viene da questo episodio, così come viene raccontato nel Vangelo secondo Luca. Prendere coscienza anzitutto che tutti gli uomini, più o meno, hanno dei segni di non vita, di lebbra. E c'è un altro dettaglio che è molto importante. Quei 10 sono uniti dalla loro coscienza di essere lebbrosi, e questa loro coscienza li porta a stare insieme, benché fra di loro ci siano dei giudei e dei samaritani, almeno uno è samaritano. Eppure non si odiano, sono uniti dalla presa di coscienza che tutti siamo in questa situazione. La lebbra mette insieme i Galilei, che erano giudei, frequentavano il Tempio, e samaritani. Unisce cioè persone che quando si ritengono giusti si disprezzano, si odiano, si combattono. La presa coscienza della comune disgrazia, del comune dolore, li rende amici, li rende solidali. Chi si ritiene giusto e perfetto inevitabilmente
alza barriere steccati per proteggersi dai lebbrosi. Si fermano a distanza. Ebbene, questa era la mentalità, la consuetudine, e si capisce la ragione per cui i 10 lebbrosi si fermano a distanza, perché non potevano avvicinarsi, si sentivano rifiutati dagli uomini e da Dio, e ad alta voce gridano insieme: Gesù, maestro. Più che maestro è epistates, colui che sta a capo, tu che comandi. Cioè, in questo villaggio dove c'è questa mentalità, la pensi anche tu, ma sei tu che comandi. Però quelli che intanto danno disposizioni, creano una mentalità isolazionista di rifiuto di coloro che sono considerati lebbrosi, costoro ci rifiutano, ci tengono lontani. Ma tu, epistates, tu che stai a capo, la pensi anche tu così? Questa gente che ci emargina ha il diritto di farlo, davvero Dio è così. E va notato anche che non chiedono la guarigione, chiedono a Gesù: senti compassione di noi, inteneriscici. Di fronte alla nostra condizione disperata, condizione di non vita, noi siamo lontani dalla famiglia, lontani dalla comunità, dagli affetti e anche lontani da Dio. Non possiamo nemmeno rivolgerci a Dio, perché Dio ci tiene lontani da sé. Tu, epistates, tu che comandi, accetti questa situazione, inteneriscici e cambiala. E dicevo prima che i 10 lebbrosi non cercano di salvarsi da soli, ognuno per proprio conto. La loro invocazione è rivolta insieme. E questa è una condanna di una pseudo-spiritualità individualistica e intimistica che ha predicato la ricerca della salvezza della propria anima, salvezza invece che deve essere raggiunta insieme ai fratelli, perché siamo tutti e 10, tutti noi, siamo in questa situazione di persone bisognose di essere curate da forme di non vita che sono presenti in noi. La risposta di Gesù: andate a presentarvi ai sacerdoti, e quindi è implicita la promessa della guarigione. La legge stabiliva che chi guariva da questa malattia si doveva presentare a un sacerdote, il quale, dopo aver verificato, decideva se riammettere una persona nella comunità perché era guarito. Se guariva vuol dire che era una malattia della pelle, ma non propriamente la lebbra, era una delle tante forme di malattia, quindi quando scomparivano certe macchie dalla pelle, il sacerdote riconosceva che potevano tornare in comunità. E difatti questi vanno, mentre andavano furono purificati. Non si dice guariti, ma purificati, resi puri. Era il villaggio che li considerava così. Ma quando escono da questo villaggio, tirati fuori dalla parola di Gesù, si sentono persone pure, diventano pure. Dio non li ha mai rifiutati. Era il villaggio che li considerava così. Nel momento in cui lasciano questa tradizione, si rendono conto di essere puri, perché Dio li vede puri. La guarigione, notiamolo, non avviene immediatamente, e questo c'è un significato catechetico, è un dettaglio che ha un messaggio teologico. Nel Nuovo Testamento la vita cristiana è paragonata a un itinerario. La guarigione dalle forme di non vita che ci tengono lontani da Dio, rifiutati dai fratelli, disprezzati dalla nostra stessa coscienza, per questo lo verifichiamo ogni giorno. Tutto questo non avviene di colpo, la guarigione è progressiva, richiede un'intera vita. E questo è il cammino che Gesù invita a percorrere con pazienza, con serenità, con ottimismo, sia nei confronti degli altri come nei nostri confronti.
ci aiutiamo gli uni con gli altri a superare queste forme di non vita che ci coinvolgono tutti. Guidati dalla parola del Signore, a ogni passo noi vedremo pian piano questa lebbra scomparire. Uno di loro, vedendosi guarito, torna indietro, glorificando Dio a gran voce, si prostra davanti a Gesù, si prostra ai suoi piedi per ringraziarlo. Era un samaritano. E siamo così arrivati al punto più difficile del racconto, perché uno solo è tornato a ringraziare. Ma io direi, anzitutto, chi ha disobbedito è stato proprio lui, perché Gesù ha detto: andate dai sacerdoti, mostrate che siete guariti, e lui invece torna indietro, quindi di per sé è quello che ha disobbedito. Qualcuno dice: quegli altri si sono dimenticati di ringraziare. Non è corretto. Compiamo un'ingiustizia nei confronti degli altri nove, perché logicamente è molto più probabile che loro hanno obbedito a Gesù, si sono presentati i sacerdoti, poi si sono presentati alla loro famiglia, magari con le mogli, con i figli, sono poi tornati a ringraziare Gesù, ma il testo non parla di ringraziamenti. Gesù non si rattrista perché ha verificato una mancanza di riconoscenza, dice: il samaritano è stato l'unico che ha dato gloria a Dio, cioè l'unico che ha capito per primo. Gli altri saranno forse arrivati dopo, forse non sono arrivati a capire ciò che il samaritano ha capito, cioè che la liberazione da tutte le forme di non vita viene dalla parola di Gesù. È un dono gratuito che giunge attraverso Cristo. Il samaritano lo ha capito, quegli altri che erano giudei, preparati dai profeti, avrebbero dovuto arrivare per primi, non ci sono arrivati. Il primo ad arrivarci è stato uno straniero, termine anche importante che viene impiegato qui, allogenes, che viene adoperato soltanto da Luca nel Nuovo Testamento. Ed è lo stesso termine che viene impiegato su quelle targhe che erano poste sulla palizzata che separava nel Tempio di Gerusalemme l'area dove potevano entrare i pagani dall'area dove entravano soltanto i giudei. E c'erano queste 13 targhette sulle quali c'era scritto: se un pagano le oltrepassa verrà ucciso. Bene, Gesù adopera proprio questo termine, allogenes, vuol dire lo straniero che adesso è il primo che capisce da dove viene la guarigione di tutte le forme di non vita che sono presenti in ogni uomo. Alzati, va, la tua fede ti ha salvato. I lebbrosi hanno invocato Gesù da lontano, e questo è un dettaglio catechetico importante. Non potevano avvicinarsi, ma il significato catechetico è molto attuale anche per noi, soprattutto per noi. Perché? Perché quando noi pensiamo, quando Gesù era vicino, con la sua parola, con le sue carezze, col suo comportamento, con l'esempio della sua vita, poteva curarci da tutte le nostre malattie e da tutti i nostri peccati, da tutte le forme di non vita che portiamo dentro di noi. Ma adesso lui è lontano sì, ma con la sua parola, mentre noi siamo in cammino, lui ci cura. E questo è il messaggio che ci lascia al termine questo brano evangelico, con le ultime parole che Gesù dice: alzati, va, la tua fede ti ha salvato. Se noi abbiamo fede in questa parola, tutte le forme di non vita che portiamo in noi stessi, e ne abbiamo tutti, verranno curate. Buona domenica a tutti.